Grazie al primo gol segnato dopo appena 7 minuti, grazie alla superiorità numerica sancita al 26esimo dall'espulsione di Nicolini e grazie alla eccellente condizione dei giocatori più avanzati, la Juventus travolge l'Ascoli. Bettega replica così il guizzo vincente di mercoledì contro il Lodz. Mentre Boniek cresce di partita in partita, Platini conferma un momento magico, propiziando al 26esimo il rigore concesso da Ballerini per atterramento da parte di Boldini. Rossi, dal dischetto, pone le basi della sua doppietta. Quest'azione esalta la vitalità dei centrocampisti bianconeri, coinvolgendo oltre al francese e al polacco anche Bonini e Tardelli. Dal piede di quest'ultimo parte al 35esimo l'angolatissima staffilata che sigla il 3-0. Juventus di ieri, cioè Furino, e Juventus di oggi, cioè Bonini. Nella ripresa i bianconeri continuano a premere, come sullo 0-0, mandando in gol per la seconda volta Rossi al 23esimo. 4 minuti più tardi Platini incornice il suo capolavoro, a compimento di un assolo da Cineteca. È la prodezza conclusiva di un match nel quale Zoff ha festeggiato le 566 gare in Serie A, raggiungendo Piola. Come contorno, una serie di occasioni fallite che avrebbero reso ancor più pingue il bottino, umiliando esageratamente la generosità dei marchigiani.